proposito di immagini mentali, perché io vedo che purtroppo siamo già a 10 minuti e io mi ero ripromessa di starci dentro, però prima di concludere volevo No, no, chiedere a te. avanti, no. Puoi anche andare avanti, insomma. Oh, vero, allora grazie, me ne prendo altri 5 abusivi così. Volevo passare un po' di palo in frasca perché mi piaceva, ho saputo che Pier Giorgio sta scrivendo un libro sull'infinito, quindi io non posso lasciarlo andare via senza avergli chiesto qualcosa su questo testo che sta buttando giù e poi entrando un pochino nel discorso dell'infinito, nel concetto di infinito e anche, e sarà la domanda conclusiva, quali sono le vostre immagini mentali? Se voi pensate alla parola infinito, che cosa vedete dentro di voi? Ognuno di noi probabilmente vede qualcosa di diverso, no? Che tiene conto anche della nostra esperienza, dei nostri ricordi, del nostro approccio all'esistenza. Ecco, voi, questa però me lo dite in fondo, è alla fine della risposta, che vorrò sapere che cosa vedete voi, per curiosità, insomma. Quindi partiamo dal libro che Pier Giorgio sta scrivendo, che ci puoi raccontare anche brevemente di che cosa, qualche anticipazione, così quando sapremo che è uscito noi avremo già voglia di comprarlo. Sarà difficile comprarlo perché io in genere metto i titoli, poi la casa editrice li cambia, no? Quindi Ah, ma adesso vi dirò il titolo del libro e voi faremo non lo una troverete ricerca. mai via perché chissà che titolo metteranno. Ma ci Però sarà per ora si sottoscritto l'ultimo libro di Odi Freddi, ci sarà scritto questo. E per ora io l'ho chiamato Volti dell'infinito o I volti dell'infinito, ma I volti è un po' troppo impegnativo perché suppone, presuppone che siano tutti, mentre invece sono senza l'articolo. Sono alcuni volti e ho fatto tre foto di gruppo, le ho chiamate, che sono tre capitoli di sole citazioni, un po' come c'è un capitolo agli inizi di Moby Dick in cui ci sono tutte queste citazioni di balene, no? Eccetera. E io ho fatto la stessa cosa perché ho fatto un capitolo di citazioni di letterati e artisti sull'infinito, poi di filosofi e teologi. E poi di matematici e scienziati, tanto per far vedere che insalata russa si è fatta durante la storia, no, della cultura, non solo occidentale, anche orientale, naturalmente, a proposito dell'infinito. E questa è la prima parte, quindi tre foto di gruppo. E poi ci sono invece 12 istantanee, le ho chiamate primi piani, no? Per mantenere l'immagine fotografica, in cui cerco di decostruire questa parola infinito. Che in realtà viene usata in maniere completamente diverse a seconda dei contesti, delle culture, delle aree culturali, cioè i letterati usano l'infinito in maniera molto diversa dai filosofi, dai teologi, dai matematici, eccetera, e anche dalle stesse persone, perché noi poi ci lasciamo andare e usiamo una serie di aggettivi sostantivizzati. Che in realtà vogliono dire cose diverse, però li prendiamo tutti come se fossero sinonimi dell'infinito stesso, che sono per esempio l'indefinito, l'indeterminato, l'immenso, Illimitato. l'indefinibile, una cosa molto diversa, no? L'illimitato, eccetera, eccetera. E allora questi 12 capitoli sono ciascuno una analisi di una di queste accezioni per far vedere che sono molto diverse fra di loro ed è bene non mescolarle insieme, come invece spesso fanno spesso e volentieri i filosofi. Perché poi se uno mescola tutte queste cose, faccio un esempio, altrimenti non si capisce, no? L'illimitato e l'infinito sono due cose completamente diverse. Se io prendo una sfera, per esempio, come la sfera terrestre, quella è illimitata, non ci sono limiti. Io posso girare sulla Terra avanti e indietro, oddio, ci sono i limiti ovvi, no? Confini degli stati, oggi poi i limiti sono quelli dei nostri muri, no? In casa, no? Eccetera. Però una sfera è illimitata, però è finita, no? Me la tengo in mano, no? È così. Quindi l'infinito è una cosa un po' diversa ed è stato Riemann poi a sottolineare nell'Ottocento. Questa differenza fra l'illimitato, oppure prendiamo per esempio un nastro di Möbius, no? Come uno prende una striscialina di carta e la incolla facendo un mezzo giro. Anche lì questo è un oggetto finito, però illimitato perché posso continuare ad andarci sopra avanti e indietro, no? Quindi questa è già una prima distinzione. L'illimitato e l'infinito sono due cose diverse. Leopardi, per esempio, sosteneva che l'infinito è una cosa che nessuno capisce e invece quando si parla dell'infinito, lui diceva, lo dice più volte nello Zibaldone, che in realtà è l'indefinito. E allora l'indefinito è ancora molto diverso, no? Scusate, qui c'è un telefono che suona, ma Se vuoi rispondere per noi, puoi farlo. più Allora, che altro vado a intanto, dire, non, vado a sì, dire intanto che passiamo la parola a te. Anche te, è vero, Tobia, sei interessata al concetto dell'infinito.
Beh, sì, perché Adon Olam, che è il signore del mondo, è 207, che è la gematria anche di Ein Sof. Ein Sof è infinito. E, poi la Kabbalah attraversa varie tipologie di infinito, perché anche il caos e l'indeterminatezza del mondo nella Kabbalah luriana prima della creazione è infinito. Poi c'è il Tzimtzum, che praticamente è il momento in cui Dio crea il mondo, è quello che poi dopo i fisici hanno chiamato Big Bang, perché l'hanno copiata secca dalla Kabbalah, che in realtà è una chiusura dell'infinito, perché per creare il mondo queste parti di Dio che sono infinite si aggregano esternamente e solo un raggio di sole praticamente squarcia questo infinito e dà il proseguo alla conoscenza e all'umanità, no? Per cui poi ci sono tutte le fasi della Shevirah e del Tikkun, e la Shevirah è quella che poi porta alla lacerazione, alla rottura dei vasi della conoscenza e alla dispersione appunto di queste scintille di conoscenza che vanno a riempire questo spazio infinito. Però sono di volta in volta illuminate, no? Per cui c'è questo collegamento Or, Aleph, Vav, Resh, Ein Sof, che sono tutte e due 207, all'infinito, perché c'è sempre questo legame nella cultura mistica ebraica, nella Kabbalah, tra luce e infinito. E poi questa gematria appunto del 207 raccoglie anche la parola Ratz, che è il segreto, no? E poi Ebohar, che è la brillantezza, che è un sinonimo della luce, no? E poi ce ne sono tante altre, però sono tutte legate a un percorso di conoscenza e di illuminazione. Non so se vi ricordate il film di Jonathan Safran, Ogni cosa è illuminata, no? Che parte proprio da un percorso di conoscenza di autobiografia legato appunto alla storia del primo Novecento. Ma quello che è interessante sono questi livelli diversi di infinito, che poi forse sono proprio quelli che hanno determinato il fatto che Cantor abbia sviluppato appunto una teoria in cui gli infiniti sono tanti, no? E ha usato proprio la Aleph come simbolo di un infinito superiore, proprio perché l'Aleph è una presenza di Dio, no? E l'Aleph è un po' il contrario di quello che è l'alfa privativa greca, no? È un Aleph, l'Aleph è positivizzante, per cui Dam, che è il sangue, diventa con l'Aleph Adam, che, no? All'uomo, no? Per cui la linfa diventa persona, no? Per cui ci sono questi percorsi legati, però raccoglie anche elementi diversi che sono, se vogliamo, legati forse al principio di indeterminatezza, no? Di Heisenberg, oppure alla meccanica quantistica, Einstein. Ci sono sempre delle correlazioni, no? Per poi arrivare anche al percorso dell'inverso di costante di struttura fine, la capacità di un elettrone di assumere un fotone e produrre energia, che è 137, che è il valore gematrico di Kabbalah, Kuf, Bet, Lamed, Hei, che noi traduciamo proprio come ciò che abbiamo ricevuto in senso energetico. Per cui ci sono tutte queste relazioni, questi inciampi scientifici che nel mondo umanistico, cabalistico, che sono fantastici. Infatti io ci sguazzo da 20 anni e ancora non vedo minimamente. Non puoi, non puoi. Ancora la luce.
È una cosa meravigliosa, ti conviene rimanere lì a guardare, a inciampare in tutte queste visioni, ecco. Allora, a proposito di visioni, rimaniamo su Tobia e mi dice che la sua immagine mentale quando pensa alla parola infinito, la prima cosa che vede, una sensazione, un colore, non so, qualcosa di evanescente, cosa gli compare davanti agli occhi anche se ce l'ha chiusi quando pensa all'infinito? Ma per me l'infinito è legato alle sequenze numeriche, per cui quando penso all'infinito ho fatto due lavori, di cui uno che è recente con il Ponte di Rialto e il Canal Grande e il cielo, dove ci sono due sequenze numeriche, una in cielo che è la sequenza irrazionale. Per eccellenza, perché sono la sfilza dei numeri del pi greco, no? Del 3,14, che è anche Shaddai, che vuol dire onnipotente, per cui è una fortissima immagine di correlazione. E questa viaggia con tutti i riferimenti che poi ho fatto di tempo in tempo anche delle relazioni tra coppie di numeri consecutivi. Poi c'è un momento in cui sembra che non sia più un numero irrazionale, perché c'è un tentativo di periodico che arriva a 7-8 Si numeri, ripete. poi tralasciano. Invece sotto, per me è il mare della razionalità con il cielo dell'irrazionalità. E sotto appunto ci sono le gematriote, i valori numerici, relativi al teosofico dei numeri primi, cioè il riporto all'unità ogni numero primo, è il discorso che facevamo appunto anche a Matera con Giudice Andrea, no? E ho trovato anche questa correlazione che poi insomma non è forse una novità, ma io ci sono arrivato in maniera diversa dal fatto che trovando l'unità nel numero teosofico dei numeri primi, questa non è mai né 3 né un multiplo di 3, insomma, a parte 3. Per cui queste due sequenze Sì. sono per me in questo momento, perché ci sto lavorando sopra, La il cosa che vedi. discorso più matematico legato all'infinito. Sì. E Pier Giorgio qualche immagine mentale c'ha con la parola, che ora poi sta scrivendo il libro, quindi avrà un esubero di immagini mentali legate all'infinito. Ma più che immagini mentali, immagini fisiche, perché poi il libro lo illustro, no? Quindi ci sono molte immagini dell'infinito. Ogni capitolo illustra i vari sensi. Per esempio, il primo capitolo, dove ci sono appunto i legami con l'indefinito dell'arte, no? Ci sono quadri, per esempio, di Monet. Tra l'altro, interessanti perché molti pittori, Kandinsky, lo spirituale dell'arte, per esempio, dice che il colore dell'infinito è il blu. Non l'azzurro, dice che l'azzurro è quello del cielo, che è una cosa diversa, ma il blu, no? E anche Monet, no, sembra che ripetano queste cose. Poi ci sono immagini bellissime, una l'ho già citata, per esempio quella del nastro di Möbius, che molti artisti hanno realizzato, Max Bilber ha fatto una carriera sui non più che i quadri, più diciamo così, sulle statue, no? Le realizzazioni fisiche. C'è un quadro bellissimo di Dalì, ad esempio, che è gli orrori della guerra, in cui c'è un teschio e dentro le cavità di questo teschio, i due occhi e la bocca e il naso, ci sono altri teschi dentro e così via, no? E questa è un'immagine telescopica, diciamo così, che si ripete, una specie di frattale, no? Così. E ce ne sono tanti altri. L'immagine più ovvia dell'infinito è quella che si inventò De Sargues nel 600, il matematico, ma che prima aveva già scoperto Brunelleschi, cioè in fondo il punto all'infinito o i punti all'infinito della prospettiva sono, come dice il nome stesso, un modo per far vedere nel finito quello che succede nell'infinito. Quindi di immagini ce ne sono tante, infatti io sto cercando appunto molte di queste raffigurazioni per illustrare il libro, proprio per far vedere anche la differenza tra queste immagini. Se posso inserirmi, volevo, in rapporto a quello che dicevi sul blu, Sul blu. c'è un'opera bellissima di Anish Kapoor che ha fatto un buco blu fatto di pigmento di blu di Prussia per dare l'idea dell'infinito, perché rifrange
è praticamente la polvere del blu di Prussia, è il pigmento che rifrange meno la luce, per cui il buco dà l'idea proprio assoluta dell'infinito, perché diventa un buco nero, che invece nero si vedrebbe di più del blu di Prussia, insomma, per cui era solo... Un ottimo suggerimento per il libro. Il blu di Prussia, lo sapete, è associato ai caratteri intemperanti, ai caratteri più indomabili, alle persone più inquiete, quelle che proprio non si lasciano condizionare, vedete, non rifrange nemmeno la luce, si vede, quindi fa proprio, insomma, una cosa a sé stante, ecco, per conto suo, un po' il genio creativo, ecco, diciamo così. Va bene, allora abbiamo fatto 25 minuti e 27 secondi, io adesso spengo il video, va bene, poi ci salutiamo, però salutiamo adesso tutti quelli che ci hanno ascoltato e io quindi vi ringrazio qui pubblicamente davanti a loro, così siete stati gentilissimi veramente, spero di conoscervi presto di persona. Spengo il video e rimanete lì. Ciao.